E bella a tutti voi ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro Gang e benvenuti nel terzo episodio di Pokémon Light Platinum. Allora, ci siamo siamo rimasti qui. Cioè, abbiamo lasciato nel scorso video che avevo fatto alcuni acquisti qui appunto all'interno del market. E quindi ora ci accingiamo a fare la torre radio, perché qui nella torre radio ci dovrebbero dare delle Pokéball, cioè Pokédex azionale, però è chiuso, quindi per il Pokédex nazionale penso che dobbiamo aspettare qualcosa, forse andare qui. Vabbè, comunque una cosa, ok, penso che debba andare nuovamente nella città natale per parlare con... Ah sì, è vero, devo tornare alla città natale per poi diciamo per poi tornare qui, perché per consegnare il, diciamo, il pacco alla, cioè il messaggio alla professoressa di turno, diciamo. Allora, intanto approfitto, abbasso il volume e a te ti chiudo. Ok, al momento questo lo deposito. Allora, questo, vabbè, lo spente è a posto. Però intanto comunque il volume potete, penso, lo sentire, che sì, perché comunque sto registrando, cioè il OBS sta registrando, sto vedendo che il volume lo prende. Intanto abbiamo qui, vediamo un Vorpal a livello 2 che comunque non ci interessa. Poi mentre da quest'altra parte, ok, cioè abbiamo il saltino, ah, c'è pure Starly. Ok, ok, ma Starly non ci interessa al momento. Una cosa che potrebbe essere utile è appunto è avere un condividi esperienza, perché da quello che ho letto sul sito di download della mappa, infatti esattamente dobbiamo parlare con la professoressa, e lì ho letto che tutti i Pokémon che otteniamo saranno di livello 5, quindi tra i Pokémon che, diciamo, tra i vari Pokémon che otterrò, che vorrò tenere squadra, ci saranno appunto un paio di, diciamo, un paio di Pokémon che otterrò verso metà gioco all'incirca. Quindi fate conto, un paio di livello 5 con tutta la squadra di, che ne so, di livello 30 per esempio,
E quindi sarebbe molto complicato farlo salire velocemente quel Pokémon. A meno che, come nello scorso episodio, faccio lo switch. E quindi diventa abbastanza complicato perché, cioè, a parte non è complicato, però abbastanza lungo come processo. E quindi meglio avere un condivido di esperienza il più presto possibile. Che poi pure ai giochi di, diciamo, originali, ai giochi canonici, li danno subito. Ad esempio, per dire, Pokémon Platino, Perla e Diamante ti danno subito dopo aver liberato, cioè aver sconfitto la palestra di Evopoli, quindi andando verso dalla foresta di Evopoli, cioè dalla città di Evopoli verso Mineropoli, quindi nel percorso ciclabile, dopo ti danno il condividere esperienza. Intanto qui si è liberato. E quindi parliamo con tutta sta gente, magari ci danno qualcosa. Ottimo. Ok. Qui appunto, come vedete al tavolino, ci danno il Pokédex nazionale, dato stesso da Oka. E la cosa buona è che essendo già Pokédex nazionale, per, diciamo, per chi vuole scaricare il gioco, diciamo, come partita fissa, diciamo, non devi stare, appunto, non devi stare a comprare il Pokédex della regione per poter andare avanti nel gioco. Poi, se non ricordo male, sempre da quello che avevo letto, esattamente, che ci dà dei Pokémon. Poi, o potrebbe dire Pokémon, quindi parlando se è una continuazione, non è come all'inizio ce lo faccio io facilmente. Ok, sin da quello non mi interessa. E ora appunto, con l'ultimo, diciamo, per bellare Totodile, che è appunto il Pokémon acqua che voglio tenere appunto nella partita. Ok, e appunto, se non ricordo male, appunto ce l'ho dato al livello 5 e io prontamente lo sostituisco al posto di Elekid, così da poterlo far salire di livello abbastanza velocemente, che sempre con la tecnica dello switch. Allora, diciamo che qui ho completato al momento quello che avevo intenzione di fare, e quindi possiamo andare avanti sul percorso 402. Qui c'è appunto uno strumentino. Intanto qui troviamo uno Shinx che non mi interessa perché appunto il tipo elettro già ce l'ho. Però ha prepotenza. Diciamo un Pokémon con prepotenza sarebbe stato abbastanza utile. Intanto troviamo Caramella Rara che approfitto subito per darla a Totodile, così sale subito il livello 6. Ok, quindi in questo modo, ok, tanto lui ci sfida e questo Pokémon, diciamo, piano piano lo allenerò tranquillamente. Ok, ci dà stesso Venipede a livello 8, che veramente veramente ottimo, così ci dà, da parte ci dà una marea di esperienza, però sperando che
e diciamo, riesco a farlo salire molto velocemente Totodile. Intanto lui sarà forza difesa, ma un braciere, tranquilli ragazzi, non è un problema, perché appunto i Pokémon di tipo, cioè braciere se non una mossa speciale, aumentando la difesa, non è che fa chissà quanto. Intanto Charmeleer è quasi a livello 13, anzi è a livello 13. Ok, impara muro di fumo, ma non è che è molto utile. Però diciamo Charmeleer sarà utile per la prossima palestra, perché appunto, se non ricordo male, di tipo erba coleottero. Ok, intanto rifaccio un'altra volta il cambio, che per 2 volte non l'ho fatto, come un fesso. Intanto Totodile è praticamente livello 8, infatti con battendo questo Pokémon sarà livello 8. Infatti, come vedete, in tutta questa cosa, diciamo, del cambio Pokémon, diciamo, non è che è una rottura, ma appena comunque mi metto a registrare qualunque cosa, appena c'ho un minimo di distrazione, non lo cambio. E quindi, se arriva appunto ad avere Charmeleer già al 10, Elekid ancora all'11, e Totodile, vabbè, che sto appena preso però all'8, quindi potrebbe essere utile avere un altro, diciamo, un sistema più, diciamo, migliore per farlo. Poi lui è un allenatore, l'allenatore start, diciamo, maschio di Pokémon, appunto, di quarta gen, Platino, Diamante e Perla, quindi manca a farlo apposta. Ok, intanto sfidiamo Picho, e io ho intenzione comunque di catturarlo, perché comunque è pur sempre un Pokémon che potrebbe essere utile in futuro. Ok, intanto lui ci riduce l'attacco. Diciamo che ora come ora sarebbe utile un Pokémon base di tipo erba, o meglio ancora coleottero, con punto come Varpol, con mosse come paralizzante o comunque paralizzante o sonnifero. Intanto lui ci utilizza uno shock, noi facciamo critical hit e lo mandiamo KO, e quindi non possiamo catturarlo. Ok, lui è Diamond, infatti viene dalla regione di Sinnoh, quindi come vi avevo specificato. E in teoria l'unico modo per ottenere quel Picho, diciamo, sarebbe perdere la lotta contro Diamond e quindi ripetere diciamo, il percorso, per così dire. Almeno io, per l'unica cosa che ricordo, appunto questa. Almeno poi non so se col tempo è cambiata la il diciamo hanno aggiornato quando hanno risolto questo problema, cioè, però c'era una bug che permetteva di fare questo. Ok, lui ci manda Elekid, tanto io rimando Totodile, così riesco ad allenarlo nuovamente un altro pochino. Ok, Elekid è livello 12, praticamente un livello superiore al mio, cioè rispetto a quello del mio Pokémon. Intanto noi utilizziamo braciere
Se ne avessi la possibilità, diciamo che ora come ora, una super pozione io la utilizzerei tranquillamente, perché appunto in due attacchi andiamo a vita rossa, quindi... Ah, ok, attacco rapido, mi sa che già ce l'aveva pure l'Elekid mio, cioè di base non l'ho preso. Ok, intanto l'ho bruciato. Ok, e lo mandiamo KO. Tanto Toto deve stare a livello 10, mentre Charmander è a livello 14. Non ricordo a che livello si evolve Charmander. Però praticamente è la stessa squadra mia, tranne per il Pokémon iniziale, perché io per un Pokémon, perché abbiamo entrambi sia Elekid e Charmander, ma allo stesso tempo io ho tolto totalmente due APG, quindi ho, diciamo, un Pokémon acqua contro un Pokémon volante, quindi però non capisco bene il senso. Questo perché appunto c'è, cioè, del Pokémon volante, perché appunto lui, avendo Charmander, come già sapete, una volta evoluto Charmander appunto sarà di tipo fuoco volante, e intanto Elekid mi va KO, quindi l'unica cosa che posso fare è mandare Charmander con appunto Graffio, quindi io direi subito di andarmi a curare, perché appunto non ho revitalizzanti, quindi anche perché all'inizio del gioco non è che si possono comprare revitalizzanti. Ok. Sì, tanto dice che andare per poter accedere alla Lega, devo andare alla prossima città, la Inor City, che ci permetterà di appunto di catturare, cioè di conquistare la prima palestra. Intanto qui non c'è assolutamente nulla, tanto tu parti solamente, no? Ok, dice che odia i Pokémon di tipo Coleottero. Infatti, come vedete, poi appena utilizzato Furto, e appunto utilizzando Furto, che cosa si ho appena visto? L'uovo utilizzato Furto? Ora nessuno. Muovo a vedere cosa che lo utilizza. Nessuno praticamente. E praticamente, cioè, visto che lui ha utilizzato un Furto, l'ha utilizzato un uovo. Allora, vi dicevo, ho utilizzato il furto perché appunto quegli alberelli lì danno le bacche, quindi finché tengo furto tra le mosse del Pokémon, quindi perché non sfruttarla? Che poi, sempre in quartagenna, appunto, in Pokémon Heart Gold e Soul Silver, dagli alberi, quelli lì escono le chicocche, quindi per fare, che poi sono utili per fare le Pokéball, a seconda della chicocca che si utilizza. Allora, direi di andare un pochino più avanti, sperando di non incontrare troppi selvatici. Intanto incontriamo sempre solo Marble. Ho incontrato un paio di volte Starly, un paio di volte Bidoof, però normalmente incontro sempre solo Marble. Non vedo l'ora di poter acquistare qualche repellente, così da poter organizzare meglio le cose. Intanto con lui direi di utilizzare
Legit, così lo portiamo anche lui un pochino più avanti. Tanto non è, diciamo, il livello è sempre quello. E anche se non è super efficace, perlomeno ci fa abbastanza danni la mossa di tipo elettro. Intanto Totodile ci sale a livello 11 e non vede, diciamo, la cosa che necessito di più in assoluto è quella di far imparare Totodile una mossa di tipo acqua, così che da che possa appunto combattere normalmente come un qualunque Pokémon. Ok, intanto Elekid ci sale livello 12. Io direi di lasciare sempre lui perché in questo modo non può usarci mosse di tipo elettro. Diciamo che un bel fulmine sguardo, cioè togliere quel fulmine sguardo a Elekid non sarebbe male. Però comunque è un subset di mosse migliore rispetto a quello di Charmander, che comunque è solamente graffio e braciere come mosse. Almeno Elegid ne ha 3 di mosse. Ok, anche Shinx è stato sconfitto. Vediamo, e ci manda Pachirisu, quindi lascerei nuovamente Elegid, sperando che anche in questo caso non ci vada KO. Ok, intanto lui ci riduce l'attacco. E l'unica cosa che posso fare è mettere Charmeleer, perché appunto in questo caso è un, diciamo, ha un attacco molto, diciamo, abbastanza basso. Ok, intanto lui rilascia energia, ma fallisce per lo stesso motivo. E io direi di andare a utilizzare appunto nuovamente braciere. Come dire, con due. Intanto ora ho fatto per i rigaritte, però con due ruggiti ci ha praticamente tolto pochissimo. Diciamo, non so se riesco diciamo, a togliergli abbastanza da mandare KO. Intanto io utilizzo nuovamente il ok. Tanto ce l'ha tolto tantissimo, meno male che io utilizzo, intanto ce l'avrei fatta, però meno male che io ho tolto altro altro attacco, così almeno non, diciamo, non rischiavo chissà quanto. Intanto io utilizzo una pozione su Charmeleer e una su Elekid. Qui non so se c'è uno strumento di sopra, ottimo. Una pozione max, quindi diciamo che strumenti rari all'inizio del gioco ce ne sono tantissimi. E qui ci esce Shinx nuovamente, questa è la seconda volta in assoluto che mi esce. Ma comunque Pokémon che da poter catturare, che potrebbero servirmi, nulla. Sì, lo so ragazzi, no, adesso all'inizio del gioco neanche una medaglia e già ho 3 Pokémon, però diciamo che potrebbe, diciamo, un Pokémon diverso potrebbe essere carino. Come ad esempio questo PJ, che in questo caso non andrò a catturare, bensì andrò a sconfiggere, perché così, nella speranza che Elekid mi salga al livello 13. Quindi Elekid posso tranquillamente, diciamo, andarlo KO.
Ok, non sale le lotrici, manco per niente. Qui ho uno strumento. Super pozione, ottimo. Ok, otteniamo appunto ricarica totale. Quindi abbiamo trovato delle super pozioni e appunto le pozioni max, questa ricarica totale, quindi diciamo strumenti rari a go-go. Ah, poi pure la caramella rara abbiamo trovato. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.